E dopo il bellissimo pranzo con gli amici Angelo, Jessica e Christian, adesso mi rimetto a lavorare un po' e poi dobbiamo spostarci per andare vicino al porto perché domani mattina abbiamo la nave. Rita, tu che fai? Io riordino qua e poi preparo il pranzo per È domani. vero, che siamo tutto il giorno in Sì, nave. pranzo, spuntini per Davide, bisogna pensare un po' a tutto. Aiuto. Va bene. È arrivata l'ora dei saluti, ragazzi. Ci stiamo spostando e stiamo andando vicino al porto. Quindi domani mattina siamo già pronti per imbarcarci. Salutiamo gli amici. 40 minuti a Porto Torres, voglio andare alla biglietteria per vedere, cioè devo fare il check-in per sentire due cose, per vedere a che ora dobbiamo essere anche al porto. Siamo arrivati 4 minuti alla biglietteria, siamo a Porto Torres. Siamo giunti alla conclusione della Sardegna anche quest'anno, della visita in Sardegna anche quest'anno. La Spagna ci manca, ma la meta è un'altra, che poi non è una meta, è solo il continuo, sempre il continuo del nostro viaggio. Siamo alla Grimaldi Line, la biglietteria. Ci sono anche due camperini qua davanti. Adesso vediamo se devo fare un check-in, se devo fare qualcosa. Vado a parlare un attimo perché ho fatto i biglietti un paio di giorni fa online e poi mi parcheggio anch'io già qui, dormo qui. Dado! Quindi ragazzi, sveglia presto, appena parlato con i ragazzi che ci sono dentro, sveglia alle 4 e mezzo, alle 5 e mezzo iniziano le procedure per l'imbarco, il check-in, far vedere i biglietti. Eh già, va bene, quindi ci parcheggiamo direttamente qui, stiamo qui. Ed ecco, vi Ed ecco la presento. moto dei miei sogni, l'Africa Twin, ma già lo sapete, Vi che bella che... presento la moto dei sogni di papà. Sì. Beh, quindi ci parcheggiamo dietro quei camper. Sveglia alle 4 e mezzo, Dado, alle 4 e mezzo, ti rendi conto? Cioè, stanotte dormiamo poco, eh. Se alle 4 e mezzo iniziano le procedure, per come siamo lenti noi, anche alle 3 qualcosa iniziano le Alle 3. procedure. È davvero. Perché ti controllo? Non c'è bisogno. Io sono una brava bambina. Cosa stai facendo? Minestra di fagioli. Buona. E per domani Per insalata di domani riso. salata il riso, sì. Poi ci portiamo pane, prosciutto, Sì. panini. Che Il bello, dobbiamo nostro stare cibo tutto il giorno. d'asporto, insalata di riso. Dobbiamo stare tutto il giorno in nave, quindi scatolette, tonno. Mi riposo un po', sono stanco morto, ragazzi, distrutto, tutto il giorno ho lavorato. Siamo giunti all'ora di cena, sono le 8 in punto. Ho fame, non mangio da pranzo. Abbiamo mangiato bene a pranzo nel camperone di Jessica e Angelo, ma adesso di nuovo ho fame. E Rita ha preparato un minestrone di fagioli. Fagioli, Che sì. Una buono! E poi ci scaldiamo, sta scaldando una coscia di coscetta di pollo. pollo, Ora dividiamo io e Dado. paio di funghetti e un'insalata. Va bene, buono. In fila ci siamo solo noi viaggiatori, camper da tutte le parti. Buongiorno ragazzi, 5:09 del mattino, sono stanchissimo, andato a letto a mezzanotte e oltre e quindi ho dormito davvero poco anche oggi. Siamo quasi pronti, sono andato già a chiedere per l'imbarco e stanno per aprire, quindi tra un attimo ci dobbiamo mettere in moto e presentare i biglietti. Organizziamo al volo tutto quello che ci può servire per stare in cabina, il pranzo compreso e basta, ce l'abbiamo faccia e denti, poi la colazione vediamo magari di farla anche a bordo, non lo sappiamo. Sei sempre arzilla davvero tu alle 5 del mattino. Zero, direi.
sei abituata tu ad alzarti presto dai tempi del lavoro? No, ma non mi sono mai abituata. Non mi piacevano mai le mattine. Preferivo i pomeriggi, infatti. Ci si imbarca anche quest'anno. Si saluta la Sardegna. Mi sono svegliata già io ai posti di combattimento. Anche Dado pronto, sveglio alla guida. Un altro viaggio stai affrontando, eh? Sei in Spagna e in Marocco. Si sono già fatte le 6:20 e abbiamo il tempo, adesso siamo di nuovo fermi prima dell'imbarco e quindi abbiamo tempo per farci le colazioni, ci facciamo subito le uova, prosciutto, pane e almeno non stiamo a stomaco vuoto. Colazione pronta. 6 del mattino però, fame sempre, eh? Scendono le uova anche alle 6. Di più. È 30 del mattino, stiamo andando a cercare la reception. Mi faccio dare la chiave della camera, mi corico sino a mezzogiorno. Oggi mi riposo. Reception 7. Sopra. Anch'io ho capito così. I piani sopra. Beh, buon viaggio e buonanotte. Sono in d'oro. Cuscino di pietra. Dormi, Dado. E zitto. Ragazzi, buonanotte. Ci vediamo allo sbarco. Va bene? Sì, sì, vai là. Dormi, vai, mamma mia. Sono le ore 11:05. Mangiamo. Aiuto, arriviamo stasera alle 8. Questo è lo spuntino, ragazzi, lo spuntino di metà mattina. Abbiamo dormito un po', recuperato le ore che abbiamo perso stamattina e sveglia alle 4:30. Sono riuscito anche a mettere il wifi. 8,99 euro tutta la navigazione, tutto il giorno. Va bene. Almeno posso rispondere ai vostri commenti e passarci il tempo. Senza tecnologia si muore. Adesso non fa più. Abbiamo da rispondere ai ragazzi. Mezzogiorno e 50. Grazie a internet ho potuto rispondere a tantissimi vostri commenti su YouTube, almeno sdraiato nella mia cabina. Ho fatto qualcosa di piacevole ed utile. Però adesso pranziamo, abbiamo una bella insalata di riso. Sta iniziando a dondolare, a me la nave fa sempre male. Aiuto, devo mangiare e risdraiarmi. Sdraiato sto bene. Ogni volta che prendo la nave faccio così. Sdraiato tutta la traversata. Quando avremmo mandati alle Canarie, 2,5 giorni di navigazione. Ho fatto 2,5 giorni corica. Pranziamo? Dai, allora. Forza. Devo alzare? Certo. No. Devi alzare. Devi preparare. Ah, devo preparare? Devi cucinare anche in nave, Rita. Già cucinato in camper, ciccio. Oggi credo che mi finirò il libro. Eh beh, non facciamo niente. Quante? 138. Dai, pranziamo e mi ricorico, mi sta già venendo brutta voglia. 6:10 della sera, sentiamo già le voci, liberare le cabine, quindi ci siamo forse, anche se avevo letto che arrivava alle 8 di sera, manca 1:50. Ci siamo fatti la doccia tutti e tre, ne abbiamo approfittato. È una cosa bella, abbiamo visto le previsioni del tempo in Spagna, caldo, 26-27 gradi per altri 10-15 giorni, speriamo bene e ci riportiamo moreni. Sì. Sono bianco, mi vedo bianchissimo. No, non sei bianchissimo, però abbiamo perso un po' di abbronzatura.
Eh sì. E noi ci teniamo. Comunque adesso sbarchiamo a Barcellona. Spero davvero, anche prima delle 8. Facciamo un tratto, perché a Barcellona in camper non si dorme. E troviamo una cittadina, la prima cittadina vicino. In genere facciamo un'oretta da Barcellona verso Valencia e poi parcheggiamo, cioè lasciamo proprio la città, è più sicuro. 7:15 ed è passato il tizio a bussare per dirci di liberare la cabina, quindi siamo pronti. Rita, col suo zainetto, sembri una scolaretta proprio. Eh? Girati, fatti vedere, col tuo zainetto. Lala, bravo. te l'ho detto che pimpanti ultimamente, eh? È tutta, l'ho detto proprio quest'ultimo video che ho appena visto, è tutta peperina. Sì, peperina. Siamo arrivati nel porto di Barcellona, lo vediamo e adesso lo facciamo vedere anche a voi. Tempo a Barcellona, non c'è freddo, però ha piovuto, cielo coperto, però io sono in ciabattine, felpa e ciabattine. Vabbè, però iniziamo a scendere. David, dove stiamo? A Barcellona. Quello sembrava più francese. Sembra milanese, a Barcellona. Cominciamo le operazioni di sbarco e poi un parcheggio a 46 minuti, 43 km, un posto dove dormiamo sempre ogni volta che sbarchiamo a Barcellona, Sitges. Sono le 8:05, 46 minuti, alle 9:10 dovremmo essere lì. Va bene amore? Sì. Senza fare troppi chilometri, che non ha senso, dormiamo lì e li facciamo domani mattina. Sbarchiamo dalla nave! Benvenuti a Barcellona, anzi, bentornati a Barcellona. Avevo fatto i conti che saremmo arrivati al parcheggio alle 9, avremmo cenato, sono le 8:35, siamo ancora nel primo semaforo che abbiamo incontrato dopo essere sbarcati. 35 minuti in un semaforo, passa una macchina alla volta. Siamo a Barcellona, ragazzi. Un'ora e 10 di ingorgo, ragazzi, siamo usciti adesso, sbarcati alle 8, 9 e 11 e stiamo appena uscendo da Barcellona. Immaginatevi cosa deve essere vivere in queste città, bisogna avere lo scooter per forza. 10 minuti a Sitges, dove ceneremo e dormiremo. Adesso paghiamo il casello, vediamo quant'è. 10 spaccate, siamo parcheggiati e siamo quasi pronti per cena. E poi relax ragazzi, una giornata di viaggio anche oggi. Che poi una giornata, 3 anni di viaggio. Non ci spaventa una giornata. Ma che, è la nostra vita, è il viaggio. Quindi abbiamo della carne riscaldata, 2 burrate, pomodori, della verdura. Dado è stanco morto, cena e va a letto. Sì. Vero Dado? Ci vediamo domani, vi auguro una buona notte a tutti quanti, se lo state guardando di notte, se no buon pomeriggio, buongiorno, vedete voi, ciao. Buongiorno ragazzi, 7:30 del mattino, risveglio a Sitges. Sentiamo già l'odore del mare spagnolo, ce l'abbiamo qua davanti. Ma non posso andare a fare una passeggiata in questo bellissimo lungomare, devo preparare le colazioni. E poi dobbiamo partire e andare a Cugliera. Il 15 abbiamo gli esami del sangue di Davide, oggi è 13, quindi siamo giusti giusti. E poi dopo gli esami del sangue il 15, il 25, quindi dopo altri 10 giorni, abbiamo invece proprio la visita con la dottoressa per vedere se va tutto bene. E lì potremo rimanere tranquilli in qualche spiaggetta diversi giorni. Ci vogliono altre 3 ore per arrivare a Cugliere. Solo un occhio si vede, pupazzetto, buongiorno.
Hai dormito bene? Sì, sto ancora dormendo. Qui invece siamo già mezzo pronti. Spremute fatte, metto un paio di uova e mangiamo, poi metto in moto e partiamo. Buongiorno Rita! Buongiorno! Sempre in forma la mia Rita, eh? Già fatti i letti, già sistemato tutto, siamo pronti per andare via da Sitges e andare a Cugliera, come vi ho detto prima. Ieri appena siamo sbarcati in Spagna, siccome ho il mio nuovo micro tic della Ogi Link e non si connetteva, ho detto porca miseria, mi serve proprio per il roaming fuori dall'Italia. E allora stamattina ho chiamato l'assistenza, sono velocissimi, si sono collegati con AnyDesk, quindi si sono collegati al mio computer, hanno usato il mio computer, sono entrati, l'hanno settato e hanno risolto il problema, c'era solo da attivare una spunta. Ho 400 giga in tutta Europa, Svizzera e Inghilterra compresi. E poi ci sono dei piani anche da 800 e da 1200. Ma adesso vediamo se ci basta. A 24,99, qualcosa del genere, al mese. Credo sia una delle uniche cose, delle uniche prodotti, degli unici prodotti che possono dare così tanti giga all'estero. Vi lascio il link in descrizione di questo prodotto. E se fate un contratto, grazie al mio link, ogni 3 iscrizioni, sottoscrizioni, ogni 3 acquisti, a me danno un mese gratis. A voi non cambia nulla e date una mano a noi che siamo in viaggio. Piano piano ve ne parlerò ancora, è una figata, cioè adesso 5G, siamo tutti collegati a quello e non abbiamo più problemi ogni volta di comprare schede nuove in ogni paese nuovo dove entriamo. Prima entravo in Spagna, dovevo comprare una scheda, entravo in Albania, dovevo comprare una scheda, entravo in Croazia, dovevo comprare una scheda, in Francia, dappertutto l'ho sempre fatto, avevo schede telefoniche di tutti i paesi, adesso non ho più problemi. Ore 9:39 del mattino, gonfiamo gli ammortizzatori e andiamo a Cugliera. Sì, 3 ore e 34 minuti, dice, la bellezza di 369 km. Non abbiamo ancora visto a quanto è il gasolio in Spagna, speriamo intorno a 1,50 euro. E non come in Italia, 1,70 euro, 1,80 euro, l'ho visto anche a 1,84 euro. Una cosa che ci colpisce tanto in Spagna è la cura, l'ordine che c'è ovunque. Guardate, cassonetti dappertutto, i prati sempre curati, gli alberi potati, non c'è una cosa fuori posto. Sono davvero belle città dove sicuramente fa piacere vivere. Un lungomare meraviglioso, non ve l'ho fatto vedere quest'anno perché anche l'anno scorso siamo sbarcati qui e quindi l'ho filmato anche l'anno scorso. Comunque in genere la Spagna è sempre così, guardate le rotonde, un uraghe. Autopista della Costa Dorada, ci troviamo vicino a San Salvador, direzione Valencia. Abbiamo trovato una zona di carico e scarico e mi faccio le grigie così viaggiamo più leggeri. Vediamo uno. E due. Sarà poco, ma ci liberiamo di 10 litri d'acqua. Ci sono rimasto malissimo, ero convinto che costasse meno dell'Italia, intorno a 1,50 euro, 2,09 euro ragazzi. Però in superstrada, in autostrada diciamo, in autopista. Speriamo che nelle città costi meno. 98 euro 48 litri, 49 litri. Però ecco cosa c'era, ho pagato, mi ero dimenticato, sì, qui questo è l'importo che costa, che dovrebbe costare, però poi lo Stato applica uno sconto, quindi i distributori poi ti fanno uno sconto, e da 98 euro ho pagato 86,14. Bisognerebbe fare il conto per vedere a quanto è al litro, però magari poi nelle città, nelle piccole città costa ancora di meno, più questo sconto, e alla fine magari siamo intorno a 1,50 euro. E 50, 1,60 euro, vedremo.
qui. Ah, sono due. No, sono due. Due casette. Siamo appena entrati nella comunità valenziana. Due ore a Cugliera. Mezzogiorno e 25, abbiamo fatto 250 km e adesso ci fermiamo un attimo e pranziamo. Qua ci sono anche dei tavoli all'ombra e stiamo bene. Rita già in cucina. Eh sì. E questo è il parchetto per riposarsi un attimo. Bello, mi siedo un po' qua nel frattempo che Rita cucina e mi riposo un po'. Scioccato. Pranzo rapidissimo fatto, ho mangiato uno spaghetto e un pezzettino di salmone, siamo di nuovo in marcia. Dobbiamo arrivare a Cugliera, parcheggiarci e rilassarci. È casa nostra. 1:06 all'arrivo. 12 minuti a casa nostra, la nostra Cugliera. Vediamo la scritta gigantesca nella montagna. Siamo finalmente arrivati a Cugliera. A casa. Dopo 3 ore e 20 minuti di viaggio siamo arrivati. Siamo arrivati ragazzi a casa nostra, dopodomani il prelievi di Davide e il 25, come vi ho già detto, la visita. E poi siamo di nuovo liberi di spostarci. Chiaramente adesso rimaniamo qui sino al 15, mattina i prelievi si fanno a stomaco vuoto di mattina presto e poi andiamo al mare in una spiaggetta qua vicino, rimaniamo diversi giorni fermi al mare a prendere il sole, meraviglioso. Eccola qua, Cugliera. Io mi faccio uno spuntino, Davide sta studiando, poi lavoro un po' al computer e poi andiamo a fare la spesa al Lalito. Oggi stiamo fermi qua, spuntino. Che te lo rileggo io. Ragazzi, per recuperare il viaggio in nave di ieri che non ho lavorato, non ho potuto fare niente, sono chiuso qui tutto il giorno praticamente, guidato e lavorato. Rita con Davide sono andati a fare una spesa, sono scoppiatissimo, si vede. Rita e Dado sono andati a fare una spesa alla Lidl qua dietro e niente, Dado è rientrato e mi ha detto che ha comprato degli hamburger di Black Angus, che se li ricorda, molto buoni. Me li fai vedere, Ri? Origine Pirenei, hamburger ecologica. Non sono quelli di Black Angus, ma saranno molto buoni lo stesso. Ha comprato tutto, Rita, però giusto per staccarmi un po' dal computer, esco, mi faccio due passi anch'io e andiamo a comprare altre due cose, visto che ha nominato i Black Angus e non erano Black Angus. Faccio due passi e li compro davvero, quindi ci facciamo anche due passi. Però gli hamburger che ho comprato erano, saranno buoni di sicuro. Bell'aspetto. Sì, siamo venuti al Carrefour e abbiamo trovato gli hamburger razza Angus. Dado ha trovato un giochino, c'ha dei soldini conservati e se lo compra. Allora, questo gioco me l'ha consigliato un mio amico e poi ho visto dei video di uno youtuber. Come si chiama? Ed è sembrato bello. Pokémon Spada. Non ho mai preso giochi di Pokémon, però al quanto mi hanno detto dovrebbe essere un bel gioco. Tanto che ci siamo, ci compriamo anche un po' di spigole e orate. Vi faccio vedere i prezzi. 7,49 le spigole e le orate 7,25. TV, bella cena, finalmente il Black Angus e tante verdure, quindi non ci resta che augurarci una buona cena. Sì.
qua c'è una... Ci sono anche i broccoletti che io adoro. Anche io. Buona cena, amore. Buona cena, papino. Buongiorno amici, primo risveglio a Cugliera, secondo in Spagna. Oggi devo attivarmi per tutte le procedure per i prelievi, le visite di Dado. Buongiorno. Giorno Dado. Quindi faccio colazione, poi metto subito giù lo scooter e poi facciamo tutte queste commissioni. Vi porto con me, proviamo a vedere, chiaramente magari dentro il centro di salute non filmerò, però vi faccio vedere dove si trova e vi faccio vedere tutto quello che devo fare. Adesso facciamo le colazioni alla svelta perché voglio darmi da fare oggi. Preparo subito. Wow! Che hai da dire tu? Glicemia alta. Sì. 9:20. 9:20 e devo andare velocemente al centro di salute, prendere i documenti che mi aveva prescritto e mi aveva dato la dottoressa e devo prenotare gli esami del sangue per Dado. Adesso tiriamo giù lo scooter. Certo che tiriamo giù lo scooter, per forza, devo andare a fare tutte queste commissioni. Guardate il ponte che va direttamente sul marciapiede. Ecco. Momento più atteso di tutti, tiriamo veramente giù lo scooter. Dal bagno. Partito il primo colpo. Pensandoci bene a fare tutte queste cose ci poteva andare anche col monopattino, ma vabbè. Un pensierino per il medico Andrés che mi dà sempre di tutto, e un salsiccione di Murru che era famoso in Sardegna, un tanca vermentino di Sardegna e un pane gutiao. Fai passare? Buongiorno Rita, forse non ci eravamo ancora salutati. No, buongiorno. Buongiorno, vado a portare questo, a cercare di prenotare i prelievi del sangue, ok? Vado, vado, l'ammazzo e torno, ok? Al centro di salute a Cugliera, devo cercare il dottor Andrés. Eccoci nuovamente al centro di salute di Cugliera. Speriamo di trovare il dottore, così da risolvere la prima questione. Il pediatra di Dado purtroppo non c'era, quindi mi riporto indietro pane, salsiccia e vino. Lo incontrerò più avanti, però mi hanno prenotato la visita, gli esami del sangue. Ecco tutti i documenti. Per il 19:10, oggi è forse 14, quindi abbiamo diversi giorni e possiamo andare al mare. Rientro e partiamo al mare subito. Stiamo facendo le solite pulizie di rito e Davide qua sotto, lo vedete, sta studiando e lo scooter lo lascio da questo amico tedesco che c'è di fronte, glielo lascio dietro il camper, tanto andiamo 3 giorni al mare e poi torniamo qui. Rita, ci siamo più o ci meno. Siamo, sì. Sbatto i tappeti, aspira polvere, ci spostiamo.